base, se non che per una pretesa, o meglio, siamo più corretti, per un accordo di maggioranza, la Lega ha ottenuto la presidenza. Ebbene, siccome questa presidenza non era poi così accettata da tutti in modo benevolo, per ragioni politiche e per ragioni anche partitiche, perché la Lega è già piena di presidenze, sarebbe stato facile per una persona che avesse voluto approfittarne poter scalzare l'accordo preso. Ebbene, se oggi la Lega ha il presidente del Copasir, lo deve al fatto che Adolfo Urso ha votato non per se stesso ed era un voto segreto, ma ha votato per il presidente Volpi. Quante persone avrebbero fatto la stessa cosa? Ecco, questo dimostra cosa vuol dire essere di destra. Vuol dire avere coerenza, dignità, saper dare una parola e saperla mantenere. Sono fiero di questo, sono fiero due volte, io poi in particolare, una perché ovviamente è un mio collega del Senato di Fratelli d'Italia, due perché Fabio lo sa, io con Adolfo faccio politica assieme da quasi 30 anni, quindi per me è un amico, è un testimone di nozze, è una persona, un fratello maggiore, e quindi queste cose, questi comportamenti mi inorgogliscono e mi fanno essere felice di poterli poi condividere e trasmettere anche con voi. Ultima cosa, e ho finito per questa sera, sono reduce da una giornata anch'io molto pesante, una giornata però che vuole dimostrare come oggi Fratelli d'Italia non sia più quello che poteva essere fino a pochi mesi fa, un partito che veleggiava tra il 3 e il 4%, che molti, anche dei nostri alleati, dicevano sarebbe stato inghiottito, fagocitato dalla Lega che stava crescendo alla grande. Oggi Fratelli d'Italia non solo non è stato inghiottito, è un partito che sta viaggiando a grandi passi verso il 10% e sicuramente lo supererà, perché abbiamo una grande leader, perché abbiamo degli ideali, perché sappiamo che la vera destra siamo noi e nessun altro. Bravo! E per dimostrare questo, per dimostrare che oggi Fratelli d'Italia, la destra nazionale vera, la destra che ha nel tricolore da sempre il proprio punto di riferimento, non è solamente un partito che guarda al passato, un partito che sbandiera valori che certamente sono importanti, ma è anche una forza politica che è apprezzata nel mondo economico. Vedete, io rappresento quel mondo economico. Ebbene, io oggi ero ad un meeting organizzato da Confindustria e il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti. Ebbene, il politico presente, a parte un politico di maggioranza, cioè la Presidente della Commissione Finanze della Camera, Carla Ruocco dei 5 Stelle, con la quale peraltro abbiamo un ottimo rapporto di collaborazione, l'altro politico presente non era di Forza Italia, come spesso accade, non era della Lega, ma era il segretario della Commissione Finanze del Senato, e cioè Andrea De Bertoldi. Non per meriti miei, o perlomeno io certamente cerco di dare il mio contributo, ma perché oggi la mia presenza significava la presenza di Fratelli d'Italia. Io sono altrettanto fiero, come ho detto prima sulla questione Urso, sono altrettanto fiero di poter garantire alla mia Presidente Giorgia Meloni, al mio popolo e ai miei militanti, che un uomo, uno di noi, è un interlocutore di Confindustria, uno di noi è un interlocutore delle classi professionali, dei commercialisti. Oggi il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti, quando sono arrivato, sono miei colleghi, perché io sono un dottore commercialista, mi ha quasi esaltato, è arrivato il senatore, cioè vedevano in un uomo di Fratelli d'Italia un punto di riferimento. Ecco, questo vuol dire fare politica, questo vuol dire essere orgogliosi di quello che si fa, e questo penso voglio trasmetterlo anche a voi, perché ognuno di noi deve andare fiero delle proprie idee, ma anche del ruolo che i propri amici, i propri rappresentanti possono poi rappresentare nella società. Ecco, qui chiudo davvero, chiudo con un abbraccio e con un rammarico, perché io sono tra le altre cose anche una buona forchetta, e quindi la spaghettata di Fabio sicuramente sarà migliore della cena che dovrò fare, se non altro per il clima che avrei vissuto con voi, un clima, questo sì lo dico senza nostalgie, davvero cameratesco. Un abbraccio di cuore a tutti.
Io credo che per ospitalità che ce la insegnano in Sicilia, a me per... saluto Fabrizio Mignalberi, presidente del Movimento Più Italia, un altro dei movimenti con cui Fratelli d'Italia si è federata. Io penso che se brevissimamente, visto che tanto siamo in famiglia, e manderemo tramite Facebook questa riunione, ovviamente per le nostre pagine e i nostri profili, però un saluto innanzitutto da Giancarmelo che viene da Catania, glielo dobbiamo perché all'ultima manifestazione che lui sono andato a Catania, Giancarmelo sostenevamo Nino Penna che abbiamo eletto, c'era il sindaco di Catania che adesso è passato con Fratelli d'Italia, c'era appunto il senatore poi diventato europarlamentare, insomma di buon auspicio Giancarmelo, anche perché con Alfio Bosco sapete che arriva a destra e adesso con Angelo Bertoglio al nord sta crescendo sempre di più, ti ho tenuto parola fino a che arrivassi qua e ti distrivassi. Io direi che il saluto di Giancarmelo della riva destra della primora appunto non poteva che concludere la nostra serata. Saluto tutti, buonasera, ho avuto questa opportunità, sono qui per altro, però visto che mi trovavo a Roma non mi potevo perdere di incontrare tutti gli amici di Riva Destra di cui io faccio pure parte, quindi per me siamo una famiglia, siamo una squadra e quindi mi sembra importante venire, salutare tutti, essere qui presente in Sicilia, specialmente a Catania, già noi siamo proiettati al futuro, stiamo lavorando già per le regionali, stiamo iniziando a incontrare gruppi, persone, ragazzi, insomma nel territorio stiamo lavorando affinché aggreghiamo anche altre persone, perché sì, le regionali non saranno fra un anno e mezzo, però già ci deve pensare ora a lavorare nel territorio, perché non puoi arrivare alla fine, le persone le devi motivare, ti devi fare conoscere, ci devi parlare e quindi abbiamo in programma già diversi incontri anche già dalla prossima settimana, perché non ci deve fermare mai. Se vogliamo raggiungere l'obiettivo di crescere tutti quanti insieme con anche Fratelli d'Italia a sostegno, il lavoro deve essere incessante, ci dobbiamo credere veramente, perché se non ci crediamo poi non siamo credibili con le persone con cui interloquiamo. Detto questo vi saluto e sono qua con voi. Grazie Giancarmelo. Grazie, ulteriore fuori programma.